Sono Eric Clapton, musicista, e sono qui per rispondere ad alcune domande. Potremmo incominciare con la Brexit, anche se ciò che ne penso io è irrilevante, ma ho notato che ci sono stati un sacco di imbrogli politici. E questo mi ha portato a diventare seriamente sospettoso e disilluso per come il governo ha gestito tutto sin dall'inizio. Ho sempre avuto, anzi ce l'ho ancora, un particolare talento nel riconoscere le bugie quando vengono raccontate. Ho notato che qualcosa non andava e la cosa peggiorava col tempo. Nel momento in cui arrivò il virus, beh, fu il caos. E al governo c'erano persone veramente inaffidabili. Così, quando tutto è incominciato, non avevo idea, ma come d'altra parte la maggior parte delle persone, di cosa sarebbe accaduto poi. Avevo notato qualcosa durante la prima parte del lockdown. Ero riuscito ad ottenere alcune informazioni alternative che mi erano state mandate attraverso YouTube di un tizio di nome Ivor Cummings, che mostrava quello che sarebbe potuto accadere. Mi piacevano i suoi modi perché era leggermente sarcastico, ma non aggressivo. Credi in quello che vuoi, cose del genere. E da quel momento ho scoperto che esistevano altre persone che offrivano punti di vista e soluzioni alternative su ciò che sta succedendo, che è successo e succederà. Ed erano il Barrington Group. Quindi, siccome Sunetra Gupta aveva maggiore visibilità rispetto agli altri del gruppo in America, l'ho seguita molto, l'ho ascoltata e ho pensato che ogni cosa stessero dicendo aveva assolutamente senso. Quindi sono andato online e ho firmato la petizione ovunque. Ho iniziato a seguire quella narrazione più che ho potuto. E più ero dentro tutto questo, più mi rendevo conto che stavo prendendo le distanze non solo dal governo, ma anche da tutto il resto della gente. Ogni volta discutevo della possibilità di una protezione mirata, il cui concetto è differente da quello di immunità di gregge. Penso che il primo ad aver parlato di immunità di gregge fosse proprio Boris Johnson in una delle sue prime conferenze stampa, dicendo che avremmo potuto perdere i nostri cari e quello ha innescato la paura. Ed è lì che è cascato tutto, vista la reazione della gente, e nel giro di 24 ore il governo ha fatto un completo dietrofront. Ma questo è quello che io penso siamo in grado di fare come società ed è questo che abbiamo sempre fatto. Quindi ho seguito quella strada finché non sono spariti. Poi ho pensato, ma per me è tutto intuitivo. Non so realmente cosa fare, non sono uno studioso, non so nulla di sociologia, scienza, sono solo un musicista. Ma mi resi conto che stavo organizzando un tour mondiale e dovevo cancellare un anno di lavoro immediatamente. Perché non c'era più tempo, i biglietti erano già stati quasi tutti venduti. Da un punto di vista egoistico è stato devastante. Non so ancora per quanto le mie capacità fisiche potranno andare avanti. Quindi all'inizio ho valutato la cosa da un punto di vista egoistico, ma poi ho realizzato che effettivamente c'è una spiritualità in ciò che facciamo. Noi della vecchia scuola non facciamo playback. Noi suoniamo per la gente e qualcosa succede quando metti un buon musicista o qualcuno che sa quello che sta facendo di fronte al pubblico che vuole divertirsi, che cerca supporto e felicità. E noi capiamo quello che il pubblico vuole e glielo diamo. E la gente, quando se ne va, è soddisfatta e rigenerata. E ne ho bisogno anch'io. Tutto questo era devastante, ma poi ho sentito che Van Morrison, e l'ho sentito dire da un amico, stava preparando concerti e parlava apertamente contro le politiche governative e tutto il resto. Against the government policies and everything. And I mean,
Molte cose sono successe nel frattempo. Io sono andato via e ho cominciato a pensare seriamente di portare via dall'Inghilterra anche la mia famiglia, andare da qualche altra parte. Mia moglie è americana, avremmo potuto andare lì, ma lì le cose sono addirittura peggio che qui. Tutto viene ricondotto a Trump. Nel momento in cui ho provato a parlare del lockdown, dei miei dubbi, sono stato immediatamente etichettato come Trump supporter, con critiche molto negative. Arrivati all'inizio di quest'anno, i membri del Barrington Group hanno iniziato a dire che il vaccino era la soluzione definitiva. Vabbè, ok. Non mi piacciono gli aghi, ho una terribile paura delle siringhe, odio le punture. Non voglio neanche farmi fare le analisi del sangue. Però gli ho creduto e ho seguito quell'idea. Quando poi hanno iniziato a parlare pubblicamente di vaccino, ho avvertito nuovamente puzzi di marcio, perché la loro attenzione e energia erano tutte su questo. Poi è stata una gara politica, nazionalizzazione, ho pensato, la solita merda. Ma mi era stato diagnosticato un enfisema un paio di anni fa e ho pensato, sono a rischio, sono piuttosto vulnerabile, sai, ho 76 anni e se veramente questa cosa esiste? Noi dove vivevamo non conoscevamo nessuno, non c'era nessuno, persino amici di amici di amici. Eravamo in pochissimi, ma volevo farmi questo vaccino. Per i miei figli, cioè non voglio creargli un dolore, non voglio che mi perdano e non voglio perder loro. Penso che sia un atteggiamento naturale. Quindi mi è arrivata la convocazione per la vaccinazione e mi sono messo in lista per AstraZeneca perché ho pensato... Viene da Oxford. Sono piuttosto ingenuo in queste cose. Ho pensato, ottimo, perché AstraZeneca mi hanno detto che è un vaccino di tipo tradizionale. Una volta vaccinato mi hanno dato questa piccola tessera verde come quella della libreria. Ho pensato, ecco cosa dovrò mostrare se dovrò salire su un aereo. Ci sono anche lati divertenti e nel giro di poche ore ho iniziato a tremare come una foglia. Sono andato a letto presto, non riuscivo a scaldarmi e ho iniziato a pensare, avrò mica la febbre. Ero bollente, sudato e subito dopo ghiacciato. Sono stato molto male per circa una settimana. E mi stavo preparando per un progetto in cui avrei dovuto suonare la chitarra acustica con un paio di musicisti e dovevamo filmarlo. Ma quella settimana mi ha messo a capo e ho dovuto rincominciare tutto da capo. È stato ok, ma non è andato bene come avrei voluto andasse. Professionalmente intendo, ed è stato un gran passo indietro. Mi sono spaventato terribilmente. Non sapevo quanto sarebbe durata. E fu allora che ho iniziato a cercare di informarmi di più. E fu in quel periodo che ho casualmente incontrato una persona. Ehi, questo è il mio numero. Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Era su Telegram, quindi l'ho contattato. Mi parlò di un canale dove avrei potuto trovare un sacco di informazioni e supporto. Quindi mi ci sono iscritto e c'era un tizio di nome Roby Monotti che aveva un canale per chiunque avesse dei dubbi o, come nel mio caso, cercasse supporto. Fino a quel momento mi ero sentito terribilmente solo. Non potevo parlare né con la mia famiglia né con i miei figli. Sembrava gli avessero fatto il lavaggio del cervello, ma c'erano un sacco di cose che stavano accadendo in seguito alle proteste avvenute in precedenza e veramente per la prima volta ho visto i miei figli appassionarsi a qualcosa ed era fantastico, ma io ero stato ostracizzato, escluso e lo sentivo ovunque, mi sentivo alienato perché avevo un punto di vista diverso, quindi mi sforzavo di tenere la bocca chiusa, ma intanto continuavo a seguire avidamente quel canale e poco alla volta realizzai che probabilmente non avrei dovuto fare già la prima dose, ma poi mi fu proposta la seconda e ho pensato, per quale motivo dovrei fermarmi ora?
Quindi ho fatto la seconda dose e le cose sono andate molto male. Nel giro di una settimana sono peggiorato molto. Le mie mani non funzionavano più per niente. Già da prima soffrivo di neuropatia periferica, una severa infiammazione dei nervi che provoca torpori e sensazioni di puntura di spillo. Quando ho fatto la seconda dose è stato... E si sa che questa malattia è progressiva e incurabile. Ma mi aspettavo fosse gestibile, un lento peggioramento negli anni, man mano che invecchiavo, verso gli 80 o giù di lì. Ma di solito, con un po' di ghiaccio dovrebbe andare a posto. Ma questa volta il dolore è schizzato. In una scala di 10 è passato da 3 a 8, 9. Un'agonia. Un dolore cronico continuo. Quando sai che non c'è nulla da fare, che non ci sono cure che ti possano aiutare, è veramente spaventoso. E la cosa peggiore è che non sai quando se ne andrà. E questo era ciò che mi spaventava di più dal punto di vista medico per la salute. Mi spaventa tuttora perché ho concerti da fare, registrazioni da portare avanti, ma veramente non riesco a toccare la chitarra e a suonare. Non è qualcosa che faccio per passatempo e poi lascio lì. Quando la metto giù e vado a dormire, devo prendere pillole perché non riesco a dormire dal dolore. Questa non è vita. Non è tutto causato dal vaccino, ma il vaccino ha preso il mio sistema immunitario e l'ha scombussolato per bene e tuttora continua. E poi, sai, ho iniziato a leggere di un sacco di evidenze riguardanti persone che hanno avuto reazioni avverse segnalate su Bugiardino. Sai, danneggiamento del sistema immunitario. Ma pensi che ti abbiano informato correttamente? Oh mio Dio, no! Non sapevo neppure che esistesse un cartellino giallo per le segnalazioni. Non ne sapevo niente. Il mio medico di base qui a Londra mi disse che avrei dovuto andarlo a fare da un dottore del Servizio Nazionale, che tra l'altro conoscevo anche da molto tempo. Beh, lui non mi disse nulla, mi diede solo un volantino per andare a fare la prima dose, che veramente non ho neanche guardato, ma non mi avevano detto nulla riguardo a reazioni avverse. Dissero, potresti avere un po' di dolore qui, ma anche che poteva essere considerato sicuro, efficace sicuro. E quindi ho chiamato il mio medico del Servizio Nazionale dopo la seconda dose e gli dissi che mi avevano parlato di un cartellino giallo dove avrei potuto segnalare i miei effetti collaterali. Lui mi rispose sì, che si poteva, perché queste reazioni avverse continuavano. Avrebbe compilato lui il modello di segnalazione e l'avrebbe mandato, ma questo modello non l'ho mai visto e a quanto pare rimane dal dottore, ma non lo sapevo e queste cose non le fanno sapere. Ho perso l'uso delle mie mani per circa 3 settimane e ho pensato di essere veramente in serio pericolo. Ma fu quel punto che venni invitato da Robbie Monotti a parlare di questo problema ed è stato semplice accettare perché avevo capito in quel momento di non essere l'unico a soffrire di reazioni avverse. E ti rendi conto, non posso toccare nulla di freddo o caldo, devo usare questi. E altrimenti le mie mani cominciano a bruciare e questa sensazione rimane tutto il giorno. Ho dei concerti da fare in autunno e so che la vitamina D potrebbe aiutare, ma non c'è molto altro che si possa fare. Ogni cosa io faccia devo stare molto attento. Questa è la mia esperienza dopo aver fatto la seconda dose di vaccino. E quindi sono andato dal mio medico. In fretta e furia gli ho detto che non avrei potuto fare altre vaccinazioni, che non è possibile per me. Non so cosa potrebbe succedere la prossima volta e da ciò che leggo e da ciò che mi è stato detto ci sarà un ulteriore richiamo in autunno. E quindi gli ho detto che dovevo avere un certificato che attestasse che sono allergico alle vaccinazioni. E ce l'ho questo documento nel mio zainetto accanto alla porta e comunque non so come potrebbe andare a finire la prossima volta, sai, ma la cosa che intendevo dirti prima è che credo fermamente nella libertà di parola, di movimento
e di scelte in movimento, e vita, amore e gentilezza. Ma con tutta questa polarizzazione della politica, medicina e scienza, trovo che sia molto difficile essere neutrali, perché noto disprezzo da entrambe le parti e mi sono ritrovato nel mezzo. Tuttavia non mi sento veramente così preparato da poter discutere di questa situazione da entrambi i punti di vista, e quindi sono oggi qui a parlarvi in nome delle persone come me, che magari si sentono perse e hanno bisogno di sentire qualcuno discutere da un punto di vista umano, senza polemica. E sai, quando vado a lavorare, per esempio, ho bisogno di sapere se andrò o meno a suonare per una platea ben accetta o un pubblico discriminato. Non posso suonare solo per un pubblico con un passaporto vaccinale e nemmeno solo per un pubblico antivaccinista. Ci deve essere un modo per unire, e credo che la musica possa farlo, però quel momento è ancora lontano, e forse è un bene, perché così ci dà tempo perché ci si possa riunire. Seguo ancora gli insegnamenti del gruppo di Oxford, del gruppo Barrington, perché penso che siano brave persone, ma non so come andrà a finire quel movimento, perché sono molto divisi all'interno e questa faziosità non funziona, non aiuta. Ciò che accadde con Van Morrison fu che lui mi mandò delle canzoni e ne registrai una da titolo Stand and Deliver. Quando il brano uscì in America, e specialmente sul suo sito web, non riuscii a capire il perché degli attacchi che ricevetti. Quello che cercavo di dire era contro il governo inglese. Io non sapevo neanche cosa stesse succedendo di là. Van, invece, stava andando avanti spedito, e quando ho sentito i successivi due brani mi son detto: «Oh mio Dio, quest'uomo non conosce timore. Vorrei esserlo anch'io, ma non lo sono». Io, sai, ho sofferto di questa sindrome d'ansia, l'ho avuta forte, e anche ora, certamente non come 2 o 3 settimane fa, quando seguivo costantemente il notiziario delle 6 e delle 10 e le trasmissioni radiofoniche, cercando di trovare qualcuno che parlasse un linguaggio nel quale potessi identificarmi, ma ho smesso di guardare la TV. C'era una vignetta, un piccolo disegno di un ragazzo che intervista due quaccheri e chiede loro: «Come mai nella vostra comunità nessuno ha avuto il Covid?» E loro: «Beh, non guardiamo la TV». È talmente vero, amico. Gran parte della malattia è nella nostra testa ora. Siamo diventati deboli. Capito? Se parliamo di libertà di parola, libertà di movimento, libertà di scelta, per esempio riguardo al vaccino, l'opposto di tutto questo è ciò che stiamo vivendo. Se tutte queste cose le elimini, che realtà esperimenti? Quello che mi disturba di più è l'imposizione. Avevo detto al mio amico, il dottore, il mio medico: «Pensi che questa cosa del vaccino possa mai diventare obbligatoria?» E lui: «Ridicolo, ridicolo, non potrebbero mai, non riuscirebbero mai a farcela». E ho una strana sensazione, sai, poco alla volta è così, e vedere le celebrità, specialmente mi ha colpito vedere le celebrità delle minoranze etniche far sentire in colpa le proprie comunità, mi ha spezzato il cuore e fatto proprio arrabbiare. Ho molti amici in quella parte del mondo, e vederli presi di mira in quel modo è piuttosto, per me questo è un passo verso il sadismo. Sugli autobus, fotografie di persone con il respiratore per poter dire: «Non lasciare che il loro sacrificio sia vano». Male, molto male questo. Tutto c'è molto cupo, molto tetro. È persecuzione, ecco cos'è. Stavo leggendo 1984 durante questo periodo, e c'è qualcosa che penso l'autore dica. Lui dice: «Come avere il pieno controllo della gente?» Dice: «La paura». No, non la paura, ma la sofferenza è come avere il pieno controllo della gente. Ed è a questo che siamo arrivati. È sofferenza psicologica, ma
ma è la stessa cosa. Ed io la vivo. Sei preso nella trappola, quindi puoi credere in ciò che il tuo cuore ti sta dicendo sia vero o permettere che vada in direzione opposta alla narrativa? Posso parlare liberamente con la mia famiglia di ciò che sento? Non è tutto un po' rischioso? Quando feci quella dichiarazione, fui soddisfatto nel notarne la diffusione e senza troppe critiche. Alcune vennero da chi meno ne avrei volute ricevere, ma vedi, lo capisco. Questo mi riporta a ciò che dovrei fare quando andrò a suonare per un pubblico. Per caso dovrei dire, non sto suonando per voi perché siete vaccinati. Ma ad essere onesti, la maggior parte del mio pubblico è composto da sessantenni e oltre. E se quelle persone non avessero fatto il... Intendo, non so come avrebbero potuto resistere loro. Quindi questa deve essere una cosa di cui prendere atto e perdonare comunque. Non penso sia come un atto di tradimento. Mi era stato chiesto di fare un concerto privato ai Caraibi dopo un lungo periodo di inattività ed ero in cattiva forma, convalescente dalla seconda dose, e dovevo compilare questo questionario governativo perché ricominciavo a lavorare di nuovo. E a un certo punto, mentre compilavo, avevo il mio telefono e il mio assistente mi mostrava come fare sul laptop e improvvisamente sul telefono appare questa app che dice Digital ID. Non possono farlo. Non puoi farmi comprare un'app. Un'app governativa. E l'ho cancellata, ma... è da quel punto che ho pensato, ora questa cosa deve finire qui. Ed è quello che cantava Morrison. Questa cosa deve finire qui e io sono d'accordo. Sono d'accordo che questo debba finire, ma da dove arriva tutto questo? Perché più persone non parlano apertamente? Paura. Paura. Di cosa? Ritorsioni. Sai, io sono in giro da molto tempo e le persone che vengono ad ascoltarmi probabilmente verrebbero comunque. Mi hanno visto suonare ubriaco, mi hanno visto suonare sobrio, mi hanno visto fare cose sconsiderate, comportarmi male. Vengono per altre ragioni, quindi sono abbastanza sicuro. Il mio timore è cosa faranno i miei figli. La mia paura riguardo alla vaccinazione è che conseguenze avrebbe sui miei figli. Questo è parte della ragione, forse la principale, per la quale sono qui oggi a parlare con te. Sai, loro potrebbero continuare. Non avrò modo di fermarli quando avranno 18 anni. Sarà una loro scelta. Penso che loro lo vedano come un problema a breve termine. Se dovessero andare in un centro medico o andare in un altro paese, quello che si deve fare, lo devi fare solo per ottenere l'autorizzazione. Ma nessuno ha spiegato alle mie figlie che potrebbero non essere poi in grado di avere più figli. Probabilmente neanche se ne preoccupano. Sai, in quel punto della vita questo non sembra un problema. Io, sì, questo è uno dei rischi più grossi che corro facendo questo. E che sai, mi guarderanno come dire, perché non te ne sei stato zitto, papà? Guarda, il bello di questa cosa è che potrei diventare una gran seccatura per quei tizi. Mi piacerebbe essere un fastidio per alcuni di loro che siedono attorno a quel tavolo. Questo per me sarebbe un enorme piacere, ma la mia più grande paura è cosa accadrà ai miei figli. Non voglio perdere il loro amore e la loro fiducia. L'inganno che attraverso la propaganda hanno realizzato è stato fare in modo che tu ti senta responsabile della vita degli altri. Quindi io potrei essere etichettato come un assassino e la gente ci crederebbe davvero. Questo inganno è potente, molto astuto. Non so cosa ci vorrebbe. Qualche volta ho provato a contattare altri musicisti, ma molto semplicemente non si fanno più sentire e il mio telefono non squilla più molto spesso. Non ricevo più così tanti messaggi ed email ed è piuttosto evidente. Questo l'hai notato da quando hai incominciato a parlare? Sì, sì, per associazione. Ma d'altra parte, comunque, ci sono molte persone sul canale di Robin che sono state estremamente gentili e di supporto. E sai, mi hanno fatto sembrare un po' un eroe.
Dopo Mike e Van, intendiamoci. Molto dopo.